Sottoporta! Eccoci con Scommetti Sottoporta, la rubrica tutta dedicata alle bollette. Come sempre, scegliamo diciamo, le squadre Cioè, per facciamo fare dei questa bolletta. pronostici per quanto insomma ci possa tenere. Ricordiamo che sono ancora le prime partite, quindi Beh, certo. bisogna affinare il Terza di gusto. Dove campionato. c'è gusto non c'è perdente, noi cerchiamo sempre di farvi vincere. Ci proviamo, E ci proviamo. settimana scorsa ne abbiamo Allora, sbagliata solo una a testa. aia, una testa. Vabbè, piano piano, piano piano. Piano piano, come si suol dire, il tempo è galantuomo, Sì. quindi, oppure come si suol dire anche se non è zuppa è pan bagnato, in tal senso. Quindi Quindi, io prima o poi. direi ognuno si legge le prove e le giustifica. Assolutamente sì, allora abbiamo qui appunto le partite e quindi con annessi risultati, vai Fede, le tue scommesse. Allora, per quanto riguarda la mia scommessa, io ho fatto praticamente Roma-Sandoria e ho messo 1-2. Perché ho messo 1-2? Perché si sa che Motiva. la Roma deve ancora quadrare il cerchio. Le prime partite le ha vista un attimino fuori fase, Vero. subire un po' più del dovuto. Allora io mi attendo un attimino una reazione. Non escludo che la Sampdoria, che alle prime partite ha dimostrato di avere già una quadratura, benché ha il nuovo allenatore Giampaolo, sono curioso di vedere questa partita. Io direi 1-2, escluderei l'X a Quindi niente priori. pareggio. Niente pareggio. Poi per quanto riguarda la seconda partita, io ho scelto Chievo-Lazio e ho messo anche qua un bel 1-2. Motiva. Mi aspetto che la Lazio possa vincere in quella di Chievo, meglio di Verona, ma non escludo che Chievo possa fare il colpaccio. Ricordo che siamo ancora alle prime partite, quindi io ho voluto togliere questa X perché le prime partite sono un poco bisogna conoscerci, non c'è, diciamo, la giornata dell'andata, e quindi le squadre si presentano con una grande volontà di vincere le partite. Quindi le X, almeno su queste due partite, le escluderesti, come si Ok, poi parla in fra gergo. l'altro ricordiamo che il Chievo l'anno scorso diede una bella batosta alla Lazio rifilandogli in casa ben quattro schiaffoni. Chiaramente parlo del match che si è giocato il campionato scorso a Verona per quanto riguarda i Clivenzi. Allora, prossime due scommesse sono quelle tue, Ciro. Sì, allora per questa settimana due risultati differenti. Il primo Genoa-Fiorentina gol, il secondo Pescara-Inter 2. Per quanto riguarda Genoa-Fiorentina, credo che sia stato un inizio scoppiettante per la squadra di Juric, ha segnato anche diversi gol, quindi in casa secondo me gonfierà la rete almeno una volta, se non addirittura di più, con Bomber Pavoletti, ma anche con tanti altri giocatori interessanti. E poi la Fiorentina che comunque resta la stessa squadra dello scorso anno, che darà sicuramente del filo da torcere al Genova, se ne potrebbe essere una partita ricca di gol e di spettacolo. E poi la prima vittoria dell'Inter in campionato, credo che sia arrivato anche il momento dopo il pareggio appunto con il Palermo deludente in casa e la sconfitta all'esordio proprio di Verona contro il Chievo. Quindi insomma secondo me l'Inter vincerà la sua prima gara, anche perché insomma il Pescara è partito piuttosto bene, pareggio con Napoli e poi vittoria a tavolino con il Sassuolo. Esattamente, e poi fra l'altro comunque sì, cioè vittoria a tavolino che era chiaramente prima sconfitta per Certo, 2-1 con sul il campo. Sassuolo, però tutto sommato non ha Ricordiamo demeritato. ai nostri amici che è successo, perché è attavolito, ecco. A tavolino perché poi il Sassuolo? Perché, Lo spiego spieghi io meglio tu. brevemente, il Sassuolo non aveva inserito nella lista dei 25 calciatori da consegnare alla Lega. Un giocatore in particolare. Sì, un giocatore in particolare, si tratta di Ragusa, che era stato acquistato appunto pochi giorni prima e non è arrivata la comunicazione via email, una classica PEC, quindi la posta raccomandata fondamentalmente, che non è stata ricevuta in tempo dalla Lega, e quindi di fatto Ragusa non era stato, tra virgolette, tesserato ancora ufficialmente, è entrato in campo e quindi ovviamente regolamento alla mano, il Sassuolo ha perso tavolino, è stato fatto ricorso, vedremo insomma poi l'esito. Insomma, del ricorso appunto, ma per il momento 3 punti sono stati assegnati al Pescara. Almeno così è per ora, salvo clamorosi cambiamenti. Le ultime due, che sono appunto i miei pronostici, Atalanta-Toro
e Milan Udinese. Allora, Atalanta Torino x2 più gol, quindi mi aspetto un Atalanta ancora in difficoltà, ma che possa comunque realizzare un gol, visto che comunque ne ha realizzati tre nell'ultimo match in casa, ma Sì. non, comunque non è bastato perché la Lazio ne ha fatto uno in più. Mi voglio fidare del Milan, Milan Udinese, 1 più over 1,5, che significa che praticamente il Milan può Una vincere. partita da Deve 2-0. vincere, o meglio, perché la bolletta così dice, 1 più over 1,5, quindi con due gol base, che poi, che ne so, vinca il Milan 2-1, O 4-2, 3-2, va insomma, bene lo stesso. va bene, uguale. Quindi, ricapitoliamo, la nostra bolletta di scommetti sotto porta. Allora, Roma-Samp 1-2, stesso risultato per Chievo-Lazio, quindi 1-2. Genoa-Fiorentina gol, Pescara-Inter 2, Atalanta-Torino x2 più gol e Milan-Udinese 1 più over 1,5, puntata minima come Tregua. sempre di 3 In euro. bocca al lupo a tutti.